particolare, qualcosa di speciale. Io sono quasi 2 anni che inseguo Scarpi per fargli un'intervista, è il suo fedele collaboratore, non ci sono mai riuscito. E devo dire che oggi, grazie al Gente, grazie all'ufficio stampa, siamo riusciti a fare questa intervista. Io ho seguito anche in questo allenamento e devo dire che la scuola del Genoa, Alessio, sul portiere, continua. Sì, sono contento che ci hai seguito, non so se ti sia piaciuto il nostro lavoro. Io ho visto tutto il lavoro di Spinelli, anche nei tuoi confronti, nei confronti di tutti. Io ho visto che questa scuola del Genoa, anche con diverse particolarità, continua anche con Alessio Scarpi. È una linea che cerchiamo di portare avanti da ormai diversi anni, avendo avuto di base un grandissimo maestro come è stato Spinelli, e cerchiamo di portare avanti questa linea cercando di porre sempre cose sempre un po' più avanti nel tempo, capito? Cose più innovative che possono servire ai nostri portieri, insomma. Raggio Garibaldi, te dovrai continuare dopo questa linea, perché dopo si porteranno via come Spinelli, si porteranno via Scarpi e toccherà qui. Io no, ora a parte tutto sono qua per imparare. La mia fortuna è di essere sul campo con Ale tutti i giorni, che è la mia più grossa fortuna, perché per un ragazzo che ha questa passione, gli piace questo mestiere, devo veramente ogni giorno dimostrare di meritarmi questa fortuna. E quindi imparo e voglio imparare tutto da Alessio. Io la tua passione me la ricordo anche quando eri in campo a giocare, a fare. Sì, e che tutte le volte c'avevi questo problema dell'altezza per fare il portiere. Non so, però a me piaceva fare il portiere, quindi sono contento della mia scelta, non la rimpiango assolutamente. E che mi ha portato ad avere un bel lavoro e a imparare tutti. Alessandro, dimmi se sbaglio. Secondo me avete molto lavorato, io sono qua da una settimana, sulla presa, sulle posture, alta, media, bassa, come difendersi in occasione dell'uno contro uno, dei palloni da lontano, tutte queste cose. Sbaglio. Per adesso palline da tennis oppure macchine bestiali non ne ho viste. No, si cerca, soprattutto quando rientri da un periodo di pausa così lungo, cerca un po' di entrare abbastanza piano, no? Si cerca di ricominciare lentamente, a vedere un po' tutte le letture tra le varie traiettorie, da vicino, da distante, le palle alte, capito? Lavorare un po' più sulla forza. Ci sono diversi tastini da toccare, no? Quindi diciamo che il tempo non basterebbe mai. Però diciamo che in questi 15 giorni, 12 giorni abbiamo lavorato, secondo me, abbastanza bene. Io prendo la palla al basso per ringraziare il mio socio, veramente fondamentale per il nostro lavoro, quindi lo ringrazio così pubblicamente. Grazie. E stiamo cercando di lavorare forti, come siamo abituati, capito? Poi dopo. Cioè, non avevi due personaggi nuovi, perché Jean Drey e Vodisek sono già. No, sono già rodati, sanno qual è il nostro lavoro, sanno come lavoriamo, sanno quello che vogliamo, e quindi per il momento cioè, non abbiamo i portieri, quindi stiamo andando avanti a ruota libera, non abbiamo bisogno di fargli capire quello che vogliamo, perché già sono rodati, insomma. Sono già dotati, però io ho visto gli allenamenti dello scorso anno al Pio Signorini, perché sai che quando c'era aperto io c'ero a vedere tutti gli allenamenti. E Jean Drey mi sembra che veramente sta prendendo molto dalla scuola del genere, mi sembra molto migliorato. Sì, Jean Drey è era brasiliano, adesso è cominciato a diventare più italiano. Sta iniziando a diventare più europeo, sì, ma è grazie a lui che ha la sua voglia di mettersi in discussione, capito? Quindi grazie al suo lavoro e si sta mettendo in discussione, si sta facendo secondo me dei passi avanti per quanto riguarda la scuola europea, italiana, perché essendo abituato alla loro scuola, che è brasiliana, che è un filino diverso dalla nostra, si è rimesso in discussione, ha voluto capire come anche gli europei, gli italiani, la scuola italiana possa dargli qualche beneficio. Grande allievo, non li fotografate, non li fate i filmati, ma li riprendete col drone ai portieri? Sì, li riprendono, c'è un signor ragazzo che fa le riprese principalmente per la squadra, poi quando magari al mister non servono per le riprese c'è la possibilità che possiamo usarle anche noi, che ci riprende anche il nostro allenamento. Ed è fondamentale per poi rivedersi.
l'impressione con Andrea Zoli, anche con l'arrivo di Rado e con gli altri, dovrei essere bravo a insegnargli anche a essere quello che fa uscire il pallone dall'area di rigore, perché sarà importante il ruolo del portiere in quel gioco, volendo partire sempre dal basso e molto alto. Assolutamente sì, sarà importantissimo. Però su questo mi ha detto il mister che ci pensa lui, quindi prenderà i portieri e metterà a giocare con la squadra, che penso sia più importante che non noi da singoli, capito? È molto più importante che il portiere giochi con la fase difensiva, capito? Sì. Che li butti in mezzo agli schemi, che noi che gli facciamo i passaggini destra e sinistra. Secondo me è molto più importante che il mister faccia proprio entrare nella fase difensiva a giocare con i piedi, con i difensori. Ma il portiere allora deve entrare con il portiere di calcetto, partecipa all'azione. Dovrà partecipare all'azione sia con i piedi e anche con le mani. Ecco, l'ultima domanda è questa. Così gli facciamo gli auguri tutti assieme, non glieli volevo fare. Tu sai cosa è successo a Perin? Molto probabilmente a gennaio sarà di nuovo in campo e farà di nuovo il portiere a Genoa. Io so quanto ci tenevi tu a Perin. No, assolutamente, io Mattia lo sento, quindi l'ho sentito anche due giorni fa. Niente, adesso ho avuto per sua sfortuna un ennesimo infortunio, comunque sta lavorando, io conosco la sua